Arnaldo Franzini, maledetti pali. Ah, direi che raccontare di una partita persa come quella di oggi veramente è difficile da spiegare. Pali occasioni, una partita che meritavamo sicuramente nettamente di passare, e purtroppo ci ritroviamo addirittura con una sconfitta. Ma ai ragazzi veramente non posso dire niente, anzi devo dire grazie, una partita veramente, secondo me, a livelli importanti. Abbiamo rischiato il vantaggio con un palo incredibile, clamoroso, e altre occasioni, non siamo riusciti ad andare in vantaggio, addirittura abbiamo preso gol nel primo tempo dove doveva finire, secondo me, almeno 1-0 per noi. Nel secondo, a parte l'inizio, poi abbiamo ripreso a giocare, a macinare, a creare occasioni da gol, la palla oggi proprio non voleva entrare, pali parate del portiere e gol sbagliati ci sono costati una qualificazione che avremmo meritato. Non si può rimproverare nulla a questi ragazzi, la prestazione l'hanno fatta, è stato dato tutto sul campo e il calcio. Assolutamente, assolutamente, dobbiamo riprovarsi, niente, niente, solo la distrazione, secondo me, sull'unica occasione nittida che hanno avuto, che è questa dove ci hanno fatto gol, a loro il palo poi gli è tornato sul piede dell'attaccante, a noi no, quindi ci sta, dobbiamo accettarlo, ma ripeto, non c'è niente a riprovare ai ragazzi che hanno fatto, secondo me, una grande partita. La stagione finisce qui, una stagione estremamente positiva, da neopromossi subito l'accesso ai playoff, settimo posto in classifica in coabitazione con altre due squadre. Il futuro lo si guarda a testa alta. Ma sicuramente, credo che ci sono ottime basi, credo che sia stato fatto un percorso in crescendo, positivo, veramente forse anche inaspettato inizio stagione. E ci siamo venuti a giocarci i playoff in modo veramente importante e quindi abbiamo finito la stagione. Peccato per il risultato, peccato per l'eliminazione, ma in grande crescendo. Almeno un pareggio sarebbe stato forse amaro in bocca, però un minimo di soddisfazione, uscire sconfitti non è il massimo. La cosa più bella è si sono visti i ragazzi con le lacrime agli occhi a fine gara, questo testimonia l'attaccamento, quanto ci tenessero. Ma ci tenevamo tantissimo, ci tenevamo tutti, sapevamo che sarebbe stata una partita, che avremmo fatto una grande partita, questo io lo sapevo, lo dicevo da tutta la settimana perché vedo i ragazzi, sapevo che c'era l'adrenalina giusta, che c'era la voglia di fare una grande prestazione e non sempre la grande prestazione significa vincere o passare, anche il pareggio non sarebbe cambiato tanto, ripeto, c'è rammarico ma c'è anche grande orgoglio per la partita fatta. Grazie, mister, e complimenti per la Grazie, stagione. grazie a voi.